Come ormai da tradizione è stato riproposto anche quest'anno a Roma Dispensa Stellata, format il cui obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema degli sprechi alimentari, cercando di far comprendere come due alimenti come lo zampone e il cotechino possano essere cucinati e gustati anche dopo Natale e Capodanno. Presso Villa Brasini, una lunga mattinata organizzata dalla consorzio Zampone e Cotechino Modena GP, contraddistinta da una sfida amichevole, fornelli tra due volti noti come Matilde Brandi e Emanuele Arcuri, seguite con attenzione dalla poca pop Luisanna Messeri. Ho preparato un risotto con zucca e asparagi, e un po' piccantino, che a me piace. E abbiamo messo l'aggiunta di cotechino e a fine cottura, e quello è stato il mio tocco d'arte, sono dei piccoli cubetti di scamorza, in modo che è diventato filante il risotto, molto molto buono. Matilde, raccontaci il piatto che è stato preparato per questa 7ª edizione di Dispensa Stellata. È una ricetta che mi ha consigliato il consorzio di Modena ed è questa mille foglie di panettone con crumble di cotechino, con una crema di caprino, con un po' di panna, olio, sale e pepe. L'abbiamo fatta, devo dire, buonissima. Sono rimasta stupita anch'io, perché abbinare insomma il dolce al salato, no, fa un po' strano. Noi non siamo, l'Italia è un po' più tradizionale e invece dovremmo osare un po' di più. Come se la sono cavata queste due guest? Bravissime. All'inizio avevamo paura, ah no Luisanna aiutaci, invece poi non hanno avuto bisogno di niente, sono state due stelle brave. Tanti gli interventi in sala durante la preparazione dei piatti, intervistati dalla conduttrice Chiara Giallonardo, tra gli altri Paolo Ferrari, presidente della consorzio Zampone e Cotechino Modena GP, e il biologo nutrizionista Lorenzo Traversetti. Grazie alle nuove linee di alimentazione dei suini, grazie alle nuove tecniche di alimentazione, anche di produzione, lei calcola che oggi 100 grammi di zampone e cotechino corrispondono a 250 calorie. 250 calorie sono le stesse calorie di un piatto di pasta scondito della mozzarella, perciò non è più quel prodotto grasso vituperato. Poi nel momento stesso in cui il nostro prodotto viene cotto, sterilizzato, portato a 120 gradi, la maggior parte dei grassi già lì si perde, perciò non è un prodotto che è in linea con le nuove normative. La qualità della carne è migliorata molto, quindi si è ridotto fortemente il contenuto in grassi, è stato favorito il contenuto in grassi insaturi rispetto a quelli saturi. E poi, permettimi una piccola chiosa, nel miglioramento della qualità delle carni è stato necessario di conseguenza ridurre l'apporto di sale, ridurre fino ad eliminare la presenza di lattosio e glutammato, favorendo l'inserimento di aromi naturali. Quindi parliamo a tutti gli effetti di un sostituto della classica carne che è normalmente presente nella nostra tavola. Per un pasto completo, lo zampone o il cotechino, a che cosa si possono abbinare? Una verdura cotta, qual è l'ideale? Beh, l'abbinamento sarebbe ad una verdura possibilmente cotta e ad una fonte di carboidrati. Ti faccio un esempio: mia nonna aveva l'abitudine di fare un rollè con una pasta sfoglia, mettendoci dentro dei broccoletti, anche leggermente ripassati perché aiutano il fegato, e all'interno insieme con questi, per l'appunto, un cotechino di Modena. Quindi l'insieme rappresenta per esempio un piatto unico. Specialmente nel nostro settore, nel settore dei ricevimenti, nel settore degli eventi, tendiamo, no, a, ovviamente per far fare bella figura ai nostri clienti, ad abbondare tantissimo con questi banchetti, questi buffet, e molto spesso il cibo poi avanza ed è un vero peccato. Quindi noi innanzitutto questo evento è assolutamente un piacere, e poi lavoriamo, collaboriamo anche con diverse associazioni di beneficenza, dove post evento riusciamo comunque a dare magari i cibi ovviamente in buone condizioni, perché con i banchetti bisogna sempre rispettare tutte le normative, e diamo in beneficenza con delle associazioni ai bambini orfanotrofi, quindi riusciamo comunque ad avere queste collaborazioni, e questo evento appunto è un piacere averlo qui, perché noi operiamo, diciamo, in questa direzione. Anche se sono sempre di più gli italiani consapevoli che buttare cibo sia un grave errore, non molti sanno che nello stivale il valore dello spreco alimentare supera i 9 miliardi di euro. Poiché il contrasto allo spreco alimentare è uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, il deputato Gian Diego Gatta ha presentato di recente una proposta di legge che prevede per i ristoratori l'obbligatorietà della doggy bag, strumento su cui puntare con maggiore insistenza.